Ciao ragazzi, ben ritrovati nella baia, sono Ben. Oggi vi parlo delle nuove funzioni apportate con il firmware V69 per MetaQuest 3 e MetaQuest 2. Sto tardando un po' nel portarvi l'aggiornamento perché mentre con MetaQuest 2 sono riuscito a estrapolare i file dell'aggiornamento come faccio di solito, col Quest 3 sto avendo qualche difficoltà, non so perché, molto probabilmente perché ancora ho la versione beta e quindi non riesco a estrapolarla. Però siccome non voglio perdere molto tempo, questa volta Vi spiego come fare l'aggiornamento utilizzando lo strumento automatico di Meta, che questa volta pare funzionare. Io finora stavo caricando gli archivi dal mio visore perché questo strumento automatico non funzionava. Quindi, per darvi la possibilità di aggiornare manualmente il vostro visore, stavo mettendo a disposizione gli archivi con il nuovo aggiornamento estratti dai miei visori, Quest 2 e Quest 3. Adesso, prima di spiegarvi come utilizzare questo strumento automatico di Meta, andiamo a vedere quali sono le nuove funzioni aggiunte con la V69. Per chi di voi ce l'ha già, ragazzi, attenzione perché potreste non avere l'aggiornamento completo, anzi sicuramente non ce l'avete perché alcune funzioni ancora devono essere rilasciate. Molto probabilmente anche voi avete la beta, quindi alcune di queste funzioni potreste non averle, o addirittura tutte queste funzioni potreste non averle. Quindi in realtà avete ancora la beta della V69, ma con le funzioni ancora della V68. Allora, innanzitutto la V69, l'aggiornamento, quello che per me è il più importante, è il multitasking senza interruzioni. Che cosa vuol dire? Che mentre state giocando potete aprire una finestra di una qualsiasi altra applicazione, per esempio una pagina del browser, cosa che per me, creator di contenuti, sarebbe molto utile perché mentre sto giocando e sto trasmettendo la diretta sul canale potrei aprire una pagina del browser internet con la chat della diretta e quindi non dover utilizzare più tutti quegli strumenti che dovevo utilizzare prima per leggere la vostra chat mentre sto facendo la diretta. E se mi seguite sapete che spesso per problemi tecnici o problemi di incompatibilità non avevo questa possibilità e quindi o la dovevo leggere dal telefono ogni tanto oppure dovevo fare la diretta senza leggere la vostra chat. Ecco, adesso grazie a questo aggiornamento, mentre sto giocando e vi sto mostrando il gioco, posso aprire una finestra del browser, metterla in sovrapposizione al gioco e leggere tranquillamente la vostra chat. Quindi questo era per farvi un esempio di cosa si può fare con questo multitasking. Ovviamente adattate questa funzione a quelle che potrebbero essere le vostre esigenze. Appunto perché l'aggiornamento V69 non è ancora completamente stato rilasciato, tra le stringhe della V69 alcuni dataminer hanno trovato qualcosa relativa alla connessione nativa con computer Windows, un po' quello che si può fare con Apple Vision Pro con i Mac o altri dispositivi Apple. Quindi secondo quanto è stato trovato non ci sarebbe più bisogno di utilizzare Link, AirLink, semplicemente tramite una connessione Wi-Fi sarebbe possibile collegare direttamente il visore al PC. Dovrebbe funzionare un po' come Link. Una volta vi diceva Link quando eravate col cavo, adesso invece si parla di una connessione wireless. Tra i dispositivi vedete il vostro computer e si connette direttamente via wireless, quindi senza aprire il client Oculus. Stiamo parlando quindi di una connessione diretta. E questo, utile sempre anche per i creator, perché questo semplifica di molto e alleggerisce di molto il carico di lavoro sul computer perché non ci sono client a fare da intermediario. Si tratta di una connessione nativa e quindi facilita di molto lo streaming da computer a visore e viceversa. Poi ci dovrebbe essere anche un importante aggiornamento per il pass-through. In questi giorni ci stiamo stupendo perché abbiamo visto Pico 4 Ultra con un pass-through che non mostra quasi completamente nessuna distorsione. Ecco, Meta forse si è presa d'invidia di questo e nella V69 ci dovrebbe essere un importante aggiornamento pass-through che riduce o elimina quasi completamente la distorsione attraverso il pass-through. Era già stato fatto un aggiornamento del genere, quindi un miglioramento al pass-through c'era già stato, ma con la V69 dovrebbe migliorare ancora di più. Poi sapevamo già, sicuramente lo sapevate tutti, che tramite i tasti di volume alto e basso si può selezionare nel momento in cui non state utilizzando il tracciamento delle mani oppure i controller. Questa cosa lo sapevamo già, ma con la V69 è stata aggiunta un piccolo tutorial. Quindi tra le applicazioni, tra i tutorial, oltre a quello che vi spiega come sistemare
sistemare l'IPD, come sistemare il visore sulla faccia, hanno aggiunto un piccolo tutorial, un piccolo video che vi spiega che i tasti di volume alto e basso possono essere utilizzati per selezionare nei menu, per esempio, alto e in basso. Funzione molto interessante che dovrebbe essere disponibile con la V69 è la possibilità di disattivare l'audio spaziale. Un caso in cui ci potrebbe essere la necessità di disattivare l'audio spaziale: state vedendo un film o un video col visore e avete le cuffie e quindi volete che il volume venga sparato al massimo direttamente all'interno delle vostre cuffie, quindi destro e sinistro, perché l'audio spaziale è sì molto più avvolgente, ma i suoni provenendo da diverse direzioni tendono a essere sempre più bassi. Disattivando l'audio spaziale, invece, il dispositivo diventa un semplice sistema audio stereo, quindi lato destro e lato sinistro, e quindi il volume è perfettamente bilanciato fra destro e sinistro, e chiaramente tutti i suoni provengono da una sola direzione e sono tutti allo stesso livello, quindi il volume sembra anche più alto. Ok, ora che sappiamo cosa porta di nuovo l'aggiornamento V69, per quanto riguarda Quest 2 potete trovare l'archivio che ho estrapolato dal mio visore, perché per Quest 2 ci sono riuscito, quindi non avete bisogno di utilizzare questo strumento. Per quanto riguarda Quest 3 invece, sotto il link del video con il tutorial c'è ancora l'update V68, quindi non ho ancora caricato il V69, quindi se volete aggiornare Quest 3 e non volete aspettare che io riesca a estrapolare i file e provare a farlo direttamente, perché attenzione, questo strumento non è detto che vi consenta di farlo se ancora non è disponibile nel nostro paese, mentre quello che vi do io vi consente di farlo sempre al 100%, questo strumento di Meta, che vi consente di fare sì l'aggiornamento manuale automaticamente, scusate il gioco di parole, però ve lo consente di fare qualora l'aggiornamento sia già disponibile nel nostro paese e non nella versione beta. Quindi per utilizzare questo strumento dovreste aspettare in teoria l'uscita ufficiale e completa della V69. Però io non ho potuto verificare perché la V69 ce l'ho già, quindi quando provo a fare l'aggiornamento con questo strumento mi dice che non posso farlo. Però se volete provare, trovate il link di questo sito, di questa pagina, che è una pagina ufficiale Meta, ok, quindi non è un sito esterno e vi potete fidare al 100%. Nella descrizione del video trovate il link a questa pagina e, per esempio, se volete aggiornare Quest 3 basta semplicemente cliccare su Meta Quest 3, vedete, e vi segue, vi dà una procedura guidata da seguire e segui il backup dei dati. Questo non è obbligatorio farlo, è una precauzione nel caso in cui l'aggiornamento dovesse andare storto e quindi andreste a perdere i dati. C'è la possibilità che magari il visore si blocchi e quindi dovreste fare il reset in fabbrica. Però a me non è mai successo, neanche una volta in tantissimi anni. Quindi è soltanto una cosa di precauzione che vi dice di fare. Poi bisogna spegnere il dispositivo completamente e poi in pratica dovete andare a fare quello che vi spiego nel video con il tutorial per aggiornare manualmente, quindi tenere premuto contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto volume giù finché non vedete spuntare il logo di Meta. A quel punto rilasciate immediatamente questi due tasti e dovrebbe comparire una schermata con delle opzioni. Ecco, in questo caso con il tasto volume su e giù dovete selezionare l'opzione e dovete andare su aggiornamento sideload, quindi premere il tasto accensione per confermare la scelta e collegare il visore tramite cavo al PC. A questo punto basta cliccare su questo tasto collega dispositivo. Ovviamente qui mi dice nessun dispositivo trovato perché io non ho collegato il visore, mentre voi invece troverete la voce Meta Quest 3, selezionate il Quest 3, connettete e a questo punto partirà in automatico l'aggiornamento del software. Ragazzi, in questa fase non dovete toccare nulla, non scollegate il visore, non spegnete il PC, perché se in questa fase doveste scollegare il visore, molto probabilmente il visore si briccherà, come si dice, ok? Quindi si bloccherà e l'unica cosa che potete fare è fare il reset di fabbrica, quindi fate attenzione con questo strumento. Ecco perché ritengo più sicuro utilizzare il metodo che vi metto a disposizione io.
però in questo caso ancora non riesco a estrapolare i file di queste tre, quindi o aspettate oppure utilizzate questo strumento automatico. Insomma, fate un po' come vi pare e fatemi sapere se siete riusciti. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, fatemelo sapere tra i commenti. Ovviamente se vi è piaciuto mettete un like al video, e molti di voi che seguono i miei video non sono iscritti al canale, ragazzi, a voi non fa nessuna differenza, non vi costa nulla, ma per il canale fa una grandissima differenza, è molto importante, quindi iscrivetevi e continuate a seguire. Grazie ancora per essere arrivati fino alla fine del viaggio e aver visto tutto il video. Se volete supportare il canale personalmente, lasciate qualche doblone nel forziere della baia utilizzando il tasto super grazie che trovate sempre sotto i miei video. Ci vediamo tra i commenti, dal vostro capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia per una prossima avventura. Un saluto Marmaglia. Hey. Hey, ho ho!